raccontarci la tua storia? Prima di fare i bambini era una vita meravigliosa, potrei dire. Anche se non avevo un posto, una casa, qualcosa, tutti i giorni in giro era bello. Però poi abbiamo trovato una casetta con giardino, abbiamo cominciato a lavorare, e poi ci siamo sposati, sono arrivati i bambini e tutte le cose sono cambiate. Cambiate in un brutto modo. Hanno cominciato le insulte, hanno cominciato maltrattamenti. E non li subivo solo io, li subivano pure i bambini, anche piccoli come erano. E nella speranza che ritornasse la persona che ho conosciuto, ho aspettato un po' troppo. E poi, non lo so, la voglia di Dio mi ha fatto trovare il modo giusto di chiedere aiuto. Hai un'immagine che può rappresentare il tuo momento più buio? Una immagine, sì, il primo schiaffo. Il primo schiaffo è stato buio. Non l'ho più visto, non l'ho più sentito. Il silenzio, quindi. Tutto il silenzio che è venuto dopo. Soltanto perché avevo detto che se non cambia un po' il comportamento chiederò il divorzio. Che ha scattato qualche luce per dire devo fare qualcosa. No, uno schiaffo bello grosso per chiedermi che cosa vuoi dimostrare. E avevo troppo paura di entrare in casa, in propria casa, di stare insieme a lui, perché peggioravano le cose. Il giorno che passava beveva di più, tutte le volte con la paura che oggi viene, che cosa mi dirà, che cosa avrà fatto, che cosa... No, stavo aspettando che tornino i bambini da scuola, dall'asilo, per poter andare a entrare in casa. Non si fermava neanche davanti a loro, però era un po' di meno. Diverso, è molto diverso la vita da quando sono io andata via a casa mia. È diverso, cambiato tutto. Cambiato tutto, lo farei di nuovo, se anche molto prima, non aspetterei più così tanto. No, molto prima, così anche i bambini soffrono di meno, essendo ancora più piccoli, non si ricordano così tante cose. Adesso si ricordano un po' troppe cose. Già, un po' troppe. Parliamo del futuro. Come te lo immagini? Tutto bello. Rosa. Una casetta mia. E un lavoro onesto per me, per i miei bambini, per poterli offrire delle gite che ho visto che sono bellissime, anche se sono corte, sono bellissime. Le vacanze estive per poter andare da qualche parte, non stare sempre nello stesso posto, vedere sempre gli stessi posti, vedere il mondo con altri occhi, più luminoso. Grazie. Di nulla.